E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video dove vi spiegherò brevemente come utilizzare Camtasia. Allora, praticamente Camtasia è un programma che secondo me è molto facile da utilizzare, ma nello stesso tempo molto buono per rendering, non, scusate, per editing molto semplici, che non hanno bisogno praticamente intro, video, outro, magari se ce l'avete, una musichetta sotto ed è perfetto perché se voi siete un youtuber normale come tutti, Camtasia penso che sia il programma adatto per voi, quindi la qualità potrebbe essere anche la stessa di Sony Vegas. Poi non lo so, io so poco di Sony Vegas, lo uso pochissimo, alcune volte così per provare effetti eccetera, però quasi sempre io uso Camtasia. Quindi io direi di allora, qui si presenta così, come posso dire, Camtasia quando l'aprite è così come vedete qui. Noi qui abbiamo la timeline, noi qui, la clip bin o la library, dove qui ci sono varie cose salvate di default. E qui la clip bin che noi potremmo fare, non lo so, per esempio, andiamo un attimo sul mio computer. Vediamo se abbiamo qualche video. Sì, abbiamo questo video qui di Battlefield. Allora, come vedete qui abbiamo fatto import media, siamo andati nella nostra cartella qui e poi cliccando apri ce lo mette dentro. Poi ovviamente si può fare anche in altri modi, per esempio se io ho qui un video e faccio così, basta che lo tiro dentro e è perfetto. Adesso lo rimuoviamo. Ok, quando voi trascinate il video, trascinate sempre prima il video, non intro, non outro, né niente, prima il video principale. Quando voi lo trascinate dentro, vi si aprirà questa editing dimensions, che sarebbe le dimensioni dell'editing. E qui ci chiede di che dimensioni vuoi che il tuo video sia. Io qui, visto che renderizzo sempre a 1080, io ce l'ho settati come il più recente 1920x1080. Voi, se volete anche 1080, se no, qui c'è direttamente YouTube and Screencast 16 noni 1280x720. Non utilizzate questo perché questo, come vedete, è 1152x720. Non so perché. Non è un 720. È un 720 strano, non lo so. Ma questo corretto è 1280x720. Noi adesso utilizziamo 1080. Qui vedete che il video praticamente è così. Vedete, ci sono queste righette qua, aspettate che ve lo faccio vedere. Vedete, ci sono queste righette qui. Il mio schermo è un 1050, ma se voi avete un schermo HD o Full HD non dovreste avere problemi. Però io, avendo uno schermo più piccolo, potrebbe anche che uno di voi vi potrebbe comparire così. E vedete, voi come lo vedete qui, si vedrà così anche nel video. Quindi fate molta attenzione perché si potrebbe. Io alcune volte anche io mi sono scordato di tirare queste lineette qui. E in effetti ho dovuto renderizzare tutto da capo. Allora, cosa fare? È semplicissimo. Voi basta che prendete questi punti. Sono dei punti triangolo, lato, triangolo, lato, triangolo, lato, triangolo, lato. Voi basta che li tirate nella direzione per dove volete riempire. È veramente molto semplice. Poi, adesso che abbiamo il nostro video bello, tutto bello messo, vedete? Adesso si vedrà, andiamo un po' avanti, vedete? È completamente ok. Adesso andremo a mettere la intro. Tirate un po' più avanti questa line, chiamiamola così. Io metto la mia intro. Ok? Ok. Qui c'è questa cosa, questo intervallo che voi forse non lo vedete, però c'è, fidatevi, tra questa clip e la mia intro. Vedete?
E guardate cosa succede. Cioè è uno scatto, praticamente scatta sul video. E cosa possiamo fare noi per levare questa cosa? Io ce l'ho già qui di default, perché io uso sempre queste, audio e transition. Ma se voi non ce l'avete, andate a controllare su qui, vedete ci sono more, e dovete cercare transitions e ci cliccate. Quando voi ci cliccate, vi si aprirà questa serie di, non so, esempi di transizioni. Quelle che vi consiglio io sono la fade to black, glow, la pixelate e la radial blur. Adesso per esempio mettiamo la glow e guardate cosa succederà. Vedete il video qui dove è nero, per esempio, fa ammorbidire l'entrata dell'altro video. Vedete qui non è più quello scatto, ma c'è questa luce intensa che ammorbidisce il video. Quindi, oppure per farvi vedere anche qualcos'altro, il fade to black, che invece questo, però ve lo consiglio questo di mettere sempre alla fine dei video, che lo fa più nero. Oppure vedete anche qui ammorbidisce l'entrata del video, vedete? Quindi noi adesso mettiamo qui un bel glow. Un glow, ok. E poi qui mettiamo la nostra outro, che mettiamo con un bel fade to black. Ok. Adesso non basta perché io per esempio registro la mia voce in due canali, cioè in due canali, la registro in un canale ma non nel canale in cui sto registrando l'audio del gioco. Per esempio io uso Audacity, come potete vedere io sto utilizzando Audacity, e qui voi basta che per esempio prendete l'audio, no? Facciamo finta che qui sia un audio. Voi basta che lo sincronizzate con il video, ci smanettate un po', vedete quando comincia qui e quando finisce, e praticamente dovrebbe andare bene. Poi, cosa volevo dirvi? Una musica di sottofondo io alcune volte lo metto, alcune volte no. Però adesso vi farò vedere una cosa importante che io l'ho scoperto anch'io non da moltissimo, da 2-3 mesi credo. Non lo so, andiamo su desktop, musica, no copyright, ok. E quale mettiamo questa? Ah, brutta. Sì, questa mi piace. Ok. Guardate, qui non so perché Camtasia l'ha fatto così piccolo questo bottone. C'è questa linea che voi potete tirare a destra e a sinistra. Voi tirandola al massimo, io lo tiro sempre al massimo per essere sicuro, fate clic destro sull'audio, l'audio inteso come musica, edit audio, e poi voi tirate in basso fino al 1%, massimo 2. Già al 3 comincia ad essere troppo forte, quindi noi andiamo a vedere. Ok, quindi 1 o massimo 2, ricordatevi, perché se voi la mettete solamente lì farà solo un casino mostruoso e vi coprirà tutta la vostra voce. Adesso veniamo ai settaggi di rendering. Voi quando avete finito di editare tutto, di fare tutto per bene, oh mio Dio, perché non si cancella? Ok. Quando avete finito di fare tutto quello che dovete fare, l'editing, mettere la musica, sincronizzare la voce se utilizzate due canali per l'audio, voi cliccate qui su Produce and Share. Qui ci sono varie e tantissime opzioni: share to screencast, share to Google Drive, share to YouTube. Questo non lo fate mai, ragazzi, perché è molto lento, perché praticamente usa sia i server di YouTube sia quelli di Camtasia, quindi è abbastanza lenta come opzione. Comunque io vi consiglio, per chi vuole renderizzare a 720,
il MP4 only up to 720. Non fate questo MP4 con video player perché non serve a niente. Praticamente vi renderizza il video con poi anche un video player integrato su internet, ma non serve. Basta che fate questo MP4 only up to 720. Poi c'è questo. Vedete qui c'è questo personalizzato. Come farlo? Voi fate add edit preset. Adesso io vi faccio vedere questo, come l'ho editato io. Allora, il formato del file. Ok, c'è TS che fa casino. Il preset name, praticamente come volete che lo chiamate, 1080 oppure lo chiamate, che ne so, 4K, anche se non penso che esista. Fate VMV, Windows Media Video, è quello più che YouTube riesce a caricare più velocemente. Qui profiles, mettete Camtasia Studio Best Quality and File Size. E qui non spuntate mai questo. Spuntate Custom Size e mettete 1920x1080 oppure che ne so, altre risoluzioni, non lo so, il 2K non so quanto, però non penso che si possa renderizzare in 2K. E avanti, e qui lasciate tutto com'è. Qui non c'è niente da editare praticamente, e fate fine, close, poi scegliamo il nostro qua, ok, edit, queste le spuntate, questo lo come volete lo spuntate, se no è uguale. Qui mettete il nome del video e poi qui scegliete dove salvarlo. Io lo salvo sempre qui, per esempio YouTube Just Rewind video da caricare. E per esempio loadout, vedete? E poi me li salvo tutti lì. E niente. Quindi questo era un breve video, ma adesso faccio nulla perché non mi metto a renderizzare questo video. Questo era un breve video per spiegarvi in poche parole come utilizzare al meglio Camtasia. Sono cose che forse alcuni di voi non sanno, quindi spero che vi aiutino veramente tanto. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio Gigi per aver accettato questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale di Gigi, di mettere un bel like a questo video e darmi le vostre impressioni su come vi è sembrato questo tutorial. Quindi io direi che ci vediamo a un prossimo tutorial o a un prossimo video da Just Rewind. Ciao a tutti, ciao ciao!